Dobbiamo scoprire come ha agito. Gli assassini organizzati sono ottimi lavoratori con intelligenza sopra la media. Livello sociale elevato. E quasi sempre maschi. Al lavoro sono estroversi. E con le donne? Sessualmente capaci. Ogni aggressione è pianificata. Prendere di mira la vittima è piacevole quanto ucciderla. Questi soggetti sono meticolosi. È una compulsione. Tutto deve essere al posto giusto. Fanno moltissime ricerche sulle loro vittime. Ne osservano le mosse. Esaminano i minimi dettagli e tutto è minuziosamente trascritto in un quaderno o in un diario. L'ora del rientro dei bambini da scuola. A che ora il padre torna a casa? L'ora del gioco, l'ora della cena, del bagno, l'ora di dormire. Progettano il lavoro, lavorano al progetto. Così mantengono il controllo e familiarizzano con l'obiettivo. Nulla è lasciato al caso e assolutamente nulla. Deve essere fuori posto. Lavorano a lungo a un piano. E quando sono pronti lo mettono in pratica. Sono orgogliosi del loro operato. Credo che la connessione sia il lavoro.